Il comune di Fano Adriano capofila per la rinascita socio-economica dei comuni del cratere, grazie a Officine del Gran Sasso, un progetto finanziato dal PNRR con 300.000 euro e attuato dall'Associazione Itaca Sviluppo Locale. Coesione sociale e supporto alle aziende al centro del progetto che durerà fino al 2025. Questo progetto Officine del Gran Sasso è un progetto finanziato appunto nell'ambito del PNRR della Next Generation EU e è stato il comune di Fano Adriano l'ente beneficiario, mentre l'ente attuatore è un'associazione di terzo settore Itaca. Siamo riusciti a intercettare 300.000 euro e quindi appunto lo riverseremo non solo sul territorio di Fano, ma bensì, come spero, in tutto il territorio del Montana. L'importante è appunto che lo scopo finale è quello di dare sostegno a chi vorrà tornare ad investire nelle nostre aree interne. Officine del Gran Sasso è un progetto complesso declinato in varie linee. Quali sono le attività più importanti? Si sviluppa essenzialmente in 6 assi di intervento: la rifunzionalizzazione di uno spazio di proprietà del comune di Fano Adriano per ospitare laboratori, co-working, attività formative e di laboratorio di comunità, un programma di sostegno alle imprese che praticamente richiedono assistenza, consulenza e informazione per promuovere il business. E lo sviluppo, il sostegno alle imprese si articola in uno sportello fisico e in uno sportello virtuale. Un programma di accelerazione rivolto a 30 imprese, tra imprese nascenti e imprese che già sono nel mercato e che vogliono velocizzare il proprio market placement. Appunto, una serie di laboratori tematici su alcuni temi chiave dello sviluppo socio-economico locale. Una serie di postazioni di co-working, appunto postazioni di lavoro condiviso, una serie di eventi di animazione territoriale e a corredo del programma complessivo un programma appunto di ricerca e sviluppo declinato in 2 filiere specifiche di promozione del territorio.